Vedete quello? Ero io. Avevo la fissa per l'economia. Ciao, mi fai uno spread? Cosa? Ah, scusa, uno spritz. Ah, sì. Bello, cos'è? In Dow Jones. Basta, Giulio. Comunque hai qualcosa sul Nasdaq, pulisci. Ero impegnato socialmente. Ognuno di noi deve dare il suo contributo per migliorare questo paese, deve informarsi, deve... Ma io c'ho già i problemi miei. Ma i problemi tuoi derivano proprio dal tuo menefreghismo. Giulio, dai, vieni a letto. Aspetta, devo capire come faremo ad uscire da sta crisi, come farà il governo. Noi diciamo no ai privilegi di questa classe politica che non ci rappresenta. Una firma per abolire i privilegi della casta. Ma tu ti rendi conto dei problemi che ha l'Italia? La disoccupazione, il meridione, la crisi finanziaria. Io sto impazzendo, non... Ma tutto questo non poteva durare. C'è una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del cervello? Vabbè, la provo, dai, solo per curiosità. Con questo lo usi solo il 2%. Percendo. Prima vedevo, ora ero cieco. È buona? Scopare! Ieri sera ho conosciuto sta maiale in discoteca, l'ho portata in bagno in un secondo e gliel'ho buttata! Giulio, che guardi? Ma non hai sentito che è caduto il governo? E a me che cazzo me ne frega a me? Ci sta il proprio loro! La cultura diventò inutile. Salviamo Michael dalla nomination! Una firma per salvare Michael dalla nomination! Grande fratello, immaginate! Dagli autori di Chi se ne frega. Giulio, ti vedo spensierato, che hai fatto? Mi prendo questo. IM. E che significa? Italiano medio. Italiano medio. Sopra! Un film di Dino Crisi. Signor Rossi, ma saputo, la benzina è aumentata ancora. A me che cazzo me ne frega a me, io c'ho il diesel.